Se si esce, speriamo presto, dall'emergenza sanitaria dovuta, come sappiamo, al coronavirus, sociologi, psicologi ed esperti ci prospettano una vita diversa perché molte cose sono cambiate, altre cambieranno, portandoci con noi anche possibili disagi. Ma è così oppure è solo un'ipotesi allarmistica? Oggi di tutto questo ne parleremo con una sociologa, la dottoressa Roberta Marra. Benvenuta, dottoressa. Buongiorno. Allora, dei bambini si è parlato poco in questa emergenza sanitaria. Quali sono, sotto l'aspetto sociologico, i disagi dei bambini che si sono ritrovati a vivere una vita diversa, lasciando amici, giochi, momenti all'aria aperta e la stessa scuola? Dal punto di vista sociologico, il maggiore disagio è sicuramente riscontrabile nelle relazioni sociali che sono state sconvolte a seguito delle restrizioni imposte dal virus. Per i più giovani la socialità è un momento fondamentale, direi necessario, in particolare quella scolastica. Parliamo di una delle fasi più delicate della vita in cui l'individuo appunto modella la propria personalità e dà ampio spazio alla costruzione del sé. Per quanto riguarda i bambini, invece, è stato un disagio silenzioso, soprattutto laddove vi sono situazioni familiari indigenti e caratterizzate da violenza domestica, sia essa fisica che verbale. È un argomento che meriterebbe attenzioni particolari ed interventi soprattutto a supporto nelle fasi di ripresa, quando speriamo al più presto ritorneremo alla vita pressoché normale. Qual è invece il disagio per i genitori? La quarantena è stata una medaglia arrugginita. Sicuramente ha permesso di riscoprire il valore della famiglia, sottolineando l'importanza del focolare domestico, ma dal punto di vista organizzativo, un momento certamente stressante è presente nel rovescio, in particolare per i genitori lavoratori, i quali hanno dovuto riorganizzare le proprie giornate in modalità smart working nello stesso ambiente in cui i figli sono stati impegnati con la nuova didattica a distanza e talvolta questi ultimi bisognosi di particolari attenzioni dovute a disabilità oppure per semplici questioni legate all'età. Quindi nuovi approcci, una nuova dimensione. Sicuramente non sono mancati momenti di tensione che però ci auguriamo si siano dissolti nella piacevole convivialità riscoperta grazie appunto a un genitore pronto a reinventarsi. Dottoressa, come secondo lei si può correre i ripari se questa emergenza dovesse durare, come crediamo, ancora a lungo? Debellare il virus non sarà cosa semplice, la soluzione sembra essere tanto vicina quanto lontana. L'atteggiamento resiliente è sicuramente quello consigliabile al fine appunto di affrontare questo periodo di incertezza al meglio. Siamo nel pieno di una metamorfosi globale, è un particolare momento storico che sottolinea la riscoperta però di comportamenti e approcci individuali nell'interesse comune. Il rispetto del lockdown, l'interesse solidale ne sono l'esempio e dal mio punto di vista li considero pertanto condotti secondo cui la società sta mostrando sempre più di convergere. Quindi ritengo che sia un bel messaggio deciso che ha in sé tutti gli elementi per credere e sperare in un futuro più umano e soprattutto consapevole. Bene, bene, grazie dottoressa Marra per il suo intervento che sicuramente ci ha chiarito meglio le idee. A presto e buon lavoro.